Ed eccoci qui, ore 21, come ogni sabato, pronti con il nostro schermo virtuale, la nostra sala cinema e ovviamente la mia controparte. Questa sera torna Manuela con me. Buonasera, Manuela. Buonasera Silvia, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Nord Borealis. Com'è Eccoci di nuovo stata? qui. Quanto mi sei mancata in queste 2 volte? È vero, anche tu ci siamo. Manca la voce femminile. Ci sono di nuovo, eccomi di nuovo ritornata Sappiamo che tu sei alla impegnata carica. nella tua produzione del corto e quindi siamo super felici di averti qui stasera, anche se sei super, super una businesswoman, quindi ti abbiamo rubato Oddio. per essere qua con Sì, noi. Tanto poi ne parleremo, del tuo cortometraggio. Tu non mi poi scappi, non mi non scappi, scappo, cara. lo so, te lo sei segnato già in agenda, Eh quindi lo so sì. che. Quando mi ricapita, no, di prenderti proprio nel vivo della produzione, assolutamente. Allora, cara, questa sera un bel filmettino. Sì, qui a Green Movie. Esatto, qui Esatto, abbiamo e un. abbiamo questa sera La donna elettrica, che è un film scritto e diretto da Benedict Erlinson, uscito nel 2018, un film non molto conosciuto, ma molto molto bello, film molto bello che insomma, chiaramente attento alle tematiche ambientali, chiaramente, altrimenti Assolutamente sì. Un non l'avremmo preso in considerazione, chiaramente. bel film che ha anche un Allora, po' di humor, in parte. Ah. sì, ben girato, molto un bel film, io l'ho apprezzato veramente, veramente tanto. E va bene, ti dico un po' di, facciamo un po' una panoramica del film, ti Sì, dico un po' di che cosa iniziamo a parla. incuriosire un po' i nostri ascoltatori, perché sennò sembra La donna elettrica, sappiate, non è il sesto, dei Fantastici 4, attenzione, non stiamo parlando di supereroi, o meglio, è una supereroina a modo Oddio, suo, sì. possiamo dirlo, quello sì. Però Come no, questo è vero, è vero. Sì, non è allora. Marvel, No, tranquilli. no, non è. Allora, La donna elettrica racconta appunto la storia di Atla, che all'apparenza sembra una donna come le altre, no? Però dietro la routine di ogni giorno nasconde una vita segreta. Perché lei, armata di tutto punto, compie delle azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, l'Islanda. Quando però una sua vecchia richiesta d'adozione andrà a buon fine e una bambina si affaccerà a sorpresa nella sua vita, Atla si troverà così ad un bivio e dovrà affrontare la sua sfida più grande. Ora, questo detto proprio in due parole. Chi è Atla? Atla è una donna single, sulla quarantina, è un'insegnante di canto, una direttrice di un coro, che nel tempo libero, tra lunghe nuotate, pedalate in giro per la città, proprio si occupa di sabotare con arco e frecce, poi, Silvia, questo non te l'ho detto, con arco e frecce, i fili elettrici di una fabbrica di alluminio che Sì. sta distruggendo appunto la sua nazione. E diciamo che dietro la parvenza appunto di donna normale, Ata nasconde sicuramente un animo ribelle. Possiamo proprio definirla un'ecoterrorista che porta avanti la Esatto. sua lotta, no? Solitaria, perché lei agisce da sola, avrà dei complici, che poi ne parleremo, però comunque lei agisce in maniera solitaria, con molta determinazione e convinzione, proprio degna di una eroina classica, ecco perché. E si firma proprio come la donna elettrica, proprio perché appunto va a sabotare i fili elettrici di questa azienda. E non teme il suo nemico, nonostante questo appunto nemico sia un colosso, cioè una multinazionale. È quindi un'eroina, come dicevo, che diciamo, agisce sicuramente non per un tornaconto personale, ma proprio si ribella allo Stato, proprio per dei valori universali, è mossa proprio da ragioni molto più universali, ecco.
Si inserisce come film chiaramente nel filone del cinema, no? Ambientalista contemporaneo e affronta chiaramente queste tematiche di grande importanza e attualità come il surriscaldamento globale, l'inquinamento ambientale. E lo fa, e questo è un aspetto che io ho apprezzato molto nel film, lo fa con tono leggero e un po' sopra le righe, creando quindi, Silvia, un mix di riflessione consapevole e leggerezza al tempo stesso. Sì, infatti io trovo E geniale il sì, mood che ha dato il il regista. regista, Sì, perché sì, c'è quello anche humor, appunto. no, che abbiamo detto che lo colloca in una commedia, ma nella sua drammaticità dà proprio, per stare in tema, dà una scossa alle coscienze. Ecco, esatto, bravo. Esatto, La mia stupidata esatto. dovevo dirla, No, scusami. E quindi, come avevo introdotto prima, lei lungo il suo cammino incontrerà diversi personaggi che sono un po' complici a vario titolo delle sue azioni criminose. E intanto dal presunto cugino, pastore, che la nasconde, no? L'aiuta a più riprese, la nasconde tra il suo bestiame. Poi c'è il personaggio di Baldwin, il ministro, questo giovane ragazzo che la informa segretamente di tutte le indagini condotte dalla polizia. Lui Esatto. è un ministro, insomma, fa parte proprio dell'entourage del ministero, si intuisce questo nel film. E poi un discorso a parte merita il personaggio della sorella, interpretato dalla stessa attrice, Sorella la sorella gemella, sì. gemella, si chiama Asa, e che rappresenta quasi il suo alter ego, diciamo, è un po' la parte riflessiva e saggia del suo essere. Infatti la sorella fa, diciamo che hanno due approcci molto differenti, ecco, diciamo così, alla lotta per la giustizia. Da un lato la sorella medita, prega, no? Sostenendo di essere la goccia che scava la pietra. Dall'altro invece Atla lotta in maniera, non voglio dire concreta, però in maniera materialmente, ecco, provocando danni tramite i quali appunto cerca di cambiare il mondo. Forse questa doppia anima, questa doppia anima forse sta proprio a significare probabilmente che ognuno poi deve seguire la propria inclinazione, no? Nel fare del bene per salvare il pianeta, secondo, diciamo, il destino che poi gli spetta. E poi per quanto riguarda il cast, qui abbiamo dei nomi Io te li impronunciabili. lascio, ne tiro fuori, vado in Grazie. pausa, stacco il mio microfono perché se inizio a dirli io ne esce una Grazie. pessima. Lascio tutto a Grazie Silvia, gentile, te. come sei umana, Vero? ok? Adorabile Sì. proprio. Allora, vabbè, ci proviamo, insomma. Comunque, dicevo, la protagonista è Atla, che interpreta appunto il ruolo sia di Atla che della sorella gemella Asa, ed è interpretato da Aldora Gerasdottir, Vedi che sei mi stata sembra. brava? No, Gerasdottis. Ecco, Gerasdottis. Invece, il cu presunto cugino pastore è interpretato da Johan Sigurðsson, e invece Baldwin, il ministro, è interpretato da Jörundur Ragnarsson, qualcosa del genere, o qualcosa del genere, ma non ci interessa. Ok. Diciamo che sono autori che forse per noi in Italia sono completamente sconosciuti, Sì. perché il film anche credo, anzi l'invito è proprio, no, col nostro consiglio di Sì. questa sera di guardarlo, tanto è reperibilissimo sulle piattaforme, Sì. Sì, si trova. perché in Italia penso che l'avremmo visto io, te e forse un'altra decina di Sì. persone. Però merita davvero ed è Sicuramente. bello anche, no? Quello che ci piace e quello che soprattutto piace a me e te è portare anche dei film che non sono poi i classici colossal disaster movie che ormai hanno visto tutti. Certo. Ci vogliono quelle chicche che ti stimolano davvero. Non è un cinema concettuale, perché No, quello non lo è. certo. Sono film che si guardano, poi in alcune scene è veramente anche abbastanza
diciamo comico, se mi passi il termine, però sono film che si fanno guardare tranquillamente, quindi piace anche, no, portare alla luce un qualcosa che probabilmente senza Radio Nord Borealis non avreste mai guardato. E quindi, insomma, Esatto. noi ci facciamo, no, orgoglio un pochino Esattamente. di questo, però effettivamente sì, nomi impronunciabili degli attori. E che sicuramente saranno Certo. conosciuti all'estero, ma forse qui un pochino di meno. Io Un po' personalmente non me meno. ne ricordo nemmeno uno in un film, No, italiano, no. però ci può stare. Esatto. Però è un film valido, appunto, come Sì, dicevamo, un sì. film secondo me molto valido, tanto che ha avuto anche dei premi, dei riconoscimenti. Ha vinto il premio con miglior sceneggiatura al Festival di Cannes e vincitore del premio Lux, che è un premio Esatto, quello del ufficiale Parlamento europeo. del Parlamento europeo, esatto. È E vero. poi ha avuto una nomination agli European Film Award del 2018, perché è stata candidata come migliore attrice, infatti è molto brava, la protagonista. Non ripronunciamo il nome perché già ci è bastato prima, no, Silvia? Quindi Esatto, per lasciamo noi è Atla. lei, la Atla, Aldora, ecco, Aldora. Poi il cognome è Esatto. abbastanza impronunciabile, quindi lo lasciamo così. Sì. Benissimo, infatti direi, io sono super ansiosa di ascoltare la scena che ormai è diventata un po', no, il nostro marchio, che ci contraddistingue del fine blocco con una scena. Ovviamente noi ringraziamo sempre anche Antonio Del Nobile che Antonio Del si Nobile, come presta no? gentilmente in tutto questo. Poi, insomma, bravissimo attore Bravissimo attore, e veramente, bravissimo siamo attore che si è prestato anche questa volta, ormai l'abbiamo adottato, arruolato, insomma, esatto. arruolato, insomma, non si può più sottrarre, quindi. Esatto. Sì, questa prima scena. Allora, in questa prima scena noi siamo proprio all'inizio del film, siamo all'inizio del film, lei, Atla, sta compiendo uno dei suoi ormai, non dico innumerevoli, però insomma, dei vari atti di sabotaggio con arco e freccia, ha appena compiuto quest'atto di sabotaggio e vede gli elicotteri che la stanno cercando. Gli elicotteri sorvolano tutta la zona, lei quindi scappa, riesce a non farsi vedere, insomma, riesce a nascondersi per bene e arriva ad un certo punto davanti a sé vede un casale e c'è un uomo fuori questo casale e lei arriva trafelata perché insomma sta chiaramente correndo e gli chiede aiuto. Dice, se tu vuoi aiutarmi, il tempo è poco, devi farlo adesso. Lui poi gli chiederà chi sei, chi non sei. Insomma, alla fine lui fortunatamente l'aiuterà e la nasconderà. Quindi direi di dare sì, questa è la prima scena. Ok, allora noi ci ascoltiamo la prima scena in compagnia di Manuela e di Antonio e quando torniamo continuiamo a parlare del film che offre dei bellissimi spunti panoramici perché insomma copre, se non mi sbaglio, la Francia, l'Islanda e l'Ucraina, quindi panorami Sì. Mozzafiato. mozzafiato, ma ne parliamo dopo. A tra poco. Se vuoi aiutarmi, il tempo è poco. Devi farlo adesso. Mi stanno cercando. Che cosa hai combinato? Ho interrotto delle linee elettriche. Ah, allora sei stata tu. Questa Sì. è già la quinta volta e lo fai da sola? Sì. Insomma, mi stai chiedendo di diventare tuo complice. Non sono una criminale. Sto soltanto cercando di mettere fine ad un crimine contro di noi. Mi Da dove vieni tu? chiamo Atla, sono la figlia di Benedict e Sigurdsson. Mia nonna materna è di queste parti. Ah, capisco, quindi sei della stirpe di Evica e la tua gente la conosco bene. Tu devi essere la figlia di Betsy. Sì, esatto. Comunque, queste azioni sono spinte solo da una giusta causa, te lo assicuro. Hanno
hanno seguito nella brughiera le tue tracce fino a qui, manderanno i segugi a cercarti, quindi io non posso farti restare e non posso prestarti il mio pick-up, però posso darti quest'auto. Me la restituirai quando potrai, prima del giorno dell'indipendenza. Oh, per favore, premi bene sulla frizione. Se mi fermano posso dire che l'ho rubata, ti va bene? Sì, fai come ti pare, non mi importa. Grazie per l'aiuto. Non ne parliamo spesso, ma probabilmente mio padre non era il figlio naturale di suo padre. Si dice che tuo nonno Sigurd Rievik fosse un uomo eccentrico, come molti suoi parenti, e che abbia fatto le veci di alcuni mariti qui del posto. Quindi forse siamo cugini, io e te, cugini di secondo grado. Ah sì? Dici sul serio? Allora devo ringraziarti, cugino. Sì, ma cugino presunto. Allora, vediamo un po' se riesce a riportarmi quest'auto. Stavamo parlando prima di questo bellissimo film che è La donna elettrica. Ricordiamo che non è una promozione Marvel, ma è un bellissimo film e abbiamo questa bella eroina, no? Questa donna che ha deciso che con arco io trovo esilarante, ce lo trovo veramente carino questo arco e frecce e vada a sabotare i tralicci elettrici. Io l'adoro questa parte un po', no? Commediante di tutto questo, però dobbiamo dire che il film è davvero una bella scossa per la seconda volta. Io in ogni blocco lo farò, sappilo, perché mi viene troppo spontaneo farlo. Mi preparo, allora so solo Esatto, ok. esatto. È una Va bella bene. scossa alle coscienze perché qui stiamo parlando di proprio di un accanimento su quello che è il pianeta. Tra l'altro, il film trovo che sia fatto in modo stupendo perché abbiamo dei paesaggi, soprattutto quelli islandesi, che sono, Mozzafiato. diciamo, esatto, la maggior parte delle riprese, che sono di una bellezza che ti fa venire la pelle d'oca, è inutile. E questo, forse grazie a questo anche si veicola il messaggio che, diciamo, la natura, quando è incontaminata, ha ancor più diritto di esistere e l'uomo potrebbe lasciarla lì da sola stare. Che male non fa, perché insomma abbiamo visto che quando poi arriva l'uomo arrivano anche i problemi. I problemi, certo, è vero, è vero. La natura, ovviamente, in questo film, visto il tema ambientale, riveste un ruolo fondamentale e intensa e splendida nella fotografia, va detto anche questo, quindi un merito va riconosciuto senz'altro alla fotografia in questo film. Sì. Natura che chiaramente si esprime, no? In tutta la sua bellezza, e diciamo che viene al tempo stesso salvaguardata da Atla, no? Perché comunque lei lotta proprio, porta avanti questa battaglia ecologista proprio per salvaguardare la natura, insomma, nel senso ampio del termine. Però al tempo stesso la sfrutta la natura perché cioè, o meglio, si serve della natura attraverso diciamo, i cespugli, gli animali, le zolle di terra proprio per nascondersi dagli inseguimenti, no, della polizia. Quindi alleata anche in questo la natura, le è alleata anche da questo punto di vista. Io poi volevo dire un'altra cosa, Silvia, pure che è un po' difficile racchiudere questo film in un genere particolare, all'interno di un unico genere. Anzi, Sì, sembra è vero. davvero Dare una categoria impossibile. È un è un po' po' difficile. sminuirlo, sì. Sì, perché secondo me il film di Benedict Erlinson, appunto, La donna elettrica, si muove, no? Con molta disinvoltura tra vari generi, tra la commedia surreale, il dramma sociale, addirittura l'action, è un po' un eco thriller, quindi insomma è veramente catalogarlo in un genere ben preciso è veramente impossibile. Poi va un'altra nota che secondo me deve essere assolutamente posta,
riguardo il film è, secondo me, l'intuizione è stata grande, quella di, cioè un discorso a parte merita la colonna sonora. Non so se sei d'accordo, Silvia, perché Alla colonna per me. sonora sì, e te lo approvo e lo metterei accanto anche all'espressività dei volti. Perché Esatto, un sì. film forse sottovalutato, ma perché noi siamo abituati forse in Italia a vedere un altro genere, quindi abbiamo forse un po' troppo occidentale la nostra visione cinematografica, no? Siamo sempre preparati ad effetti speciali, eccetera. In questo film, invece, sembra quasi una ripresa di quotidiana verità. E Sì. quindi è bello proprio vedere la bellezza dei volti, delle espressioni, il cinema islandese, comunque il cinema scandinavo, perché poi alla fine In di quello si parla, punta molto su questo. E accompagnato alla colonna sonora, che io sono sicura che adesso tu ci spiegherai perché ha una particolarità molto molto carina, Sì. trovo che sia un binomio perfetto. Sì, è stata proprio una particolarità quella di far apparire scena a più riprese i musicisti che hanno scritto la colonna sonora, ma che la suonano anche live. Capito? Esatto. Sul. E noi li vediamo proprio perché interagiscono, cioè prendono parte attiva nella vicenda. Tanto è vero che le tre coriste e i tre strumentisti sono proprio presenti nella scena e vediamo che in alcuni momenti clou, nei quali appunto l'attrice, Atla, si trova. Diciamo, nei momenti clou, quando deve prendere una decisione importante, li guarda, li osserva. Non so se tu ti ricordi questo dettaglio, no? Ed è voluto, ovviamente, perché in realtà, così come ha spiegato poi lo stesso regista, questo gruppo musicale rappresenta, incarna metaforicamente le voci, no? Nella testa della protagonista, che spesso sono in contrasto tra loro. Perché? Perché lei, come dicevamo prima, lei da un lato lotta per la salvaguardia dell'ecosistema della sua terra, dall'altro però c'è il discorso, questo desiderio di maternità. Deve prendere una decisione perché a un certo punto lei scopre che la domanda di È adozione vero, che della aveva bimba. fatto della bimba è stata approvata e questa lo pone di fronte ad una scelta perché lei chiaramente deve avere una fedina penale pulita e Esatto. quindi si ritrova, insomma, no? Tra l'altro, quanto è bella la bambina con quei capelli biondi boccolosi. Ha veramente Sì. delle espressioni fantastiche, quella bambina. Adorabile, È vero, è vero, è vero. adorabile. Bellissima, Tra l'altro, bellissima. la parte in cui fanno vedere proprio le cantanti mi ha ricordato un pochino il cameo della Erin Brockovich, se ti ricordi che anche lei nel film appare, Sì. diciamo, in maniera molto più velata rispetto a loro, però sì, mi ha ricordato quello. Sì. Sì, vabbè, sì, perché poi tra l'altro, tra le altre cose, non è casuale, io questo l'ho notato vedendo il film, che le tre coriste, diciamo, come se spingessero, la donna al discorso maternità, cioè la spingessero a prendere la decisione di abbandonare, magari, no? Abbandonare questa missione, diciamo così, questa sua battaglia. Meno male che non ci E riescono, meno male direi. che non ci riescono, mentre invece sembrerebbe, almeno questo è quello che ho dedotto io vedendo il film, sembrerebbe invece che i tre musicisti, quindi gli uomini, la spingano invece nella direzione opposta, quello di continuare Sì, è in particolare questa. questa cosa. Questa Non so battaglia, se è sì. stata voluta o se è proprio un'interpretazione che viene data nel momento in cui guardi il film e hai questa,
Cioè, non so se è proprio stata voluta Non so così. se è stata voluta, io l'ho notata questa cosa, Quindi, che se il regista ci non sta mi sentendo, ci scriva, ce lo dica. se era voluta, se le coriste avessero questo ruolo invece di gli uomini strumentisti avessero quest'altro ruolo, proprio in conflitto, ecco, proprio in aperto conflitto, sì, Beh, quello che poi esattamente. contraddistingue un po' gli stereotipi di questo film, no? Cioè, o sei del bene o sei del male, Sì, no? Ha un po' sì. quella netta cosa. O sei quella brava che lotta o sei ti schieri dalla parte, no? Di tutta, diciamo, la cricca, negativa. Quindi, insomma, beh, sarebbe carino quello Perfetto. scoprire. Io ho provato a cercare un po', ma non ti so dare risposta a questo, No, quindi... no, Ci infatti rimarrà no, come no. dubbio, magari chi vede il film, raccontatecelo anche voi se avete questa percezione che è arrivata Avuto la anche a noi. stessa percezione Esatto. oppure no, oppure magari mi sbaglio, però mi è sembrato, sì, mi è sembrato così, Sì, effettivamente sì. sì, dà proprio quell'idea lì. Ok, Il film allora noi... comunque, ecco, volevo solo dire che il film Sì. comunque, io l'ho trovato anche molto stratificato, però mai, cioè è complesso ma mai pomposo, è anche sempre Sì. Sì, scansonato, quindi questo mix, ecco, a me è piaciuto molto, devo dire, l'ho apprezzato veramente tanto. e io te lo approvo, sono d'accordo con Vero, te. no? Sì. È vero, Allora, cara, noi è vero. abbiamo Allora, adesso la scena tua. la seconda scena di oggi, sì, esatto. In questa scena, qui siamo un po' più avanti nel film, e qui praticamente lei, abbiamo detto che appunto è questa corista, è questa, scusa, direttrice di questo coro. Tra i suoi allievi c'è anche questo ministro, questo Baldwin, che in realtà le passa tutte le informazioni segrete, no? E ad un certo punto lei con una scusa fa una pausa, dice: Baldwin, ascolta, andiamo di là così mi aiuti a fare le fotocopie. In realtà loro poi si mettono in una saletta e mettono poi, tra l'altro, Silvia, io non lo sapevo questa cosa, mettono, per non essere intercettati, i loro telefonini dentro il freezer. Questa cosa mi mancava, non la sapevo. Perfetto, io se Quindi la metto il mettono mio nel poi non lo uso più, freezer. quindi... Infatti, ho detto, ma non si rovina, non lo so. Vabbè, comunque, lo mettono dentro il freezer, chiudono e quindi parlano poi liberamente. E in questa scena, appunto, Baldwin la mette in guardia, cioè molto preoccupato per lei. Gli dice di interrompere la missione, cioè di interrompere momentaneamente la missione perché insomma gli americani si sono messi di mezzo, sorvoleranno la zona con dei satelliti, eccetera, eccetera. Insomma, quindi c'è anche una sorta di, non dico discussione, però insomma, Atla è molto determinata a continuare, quindi non gli dà granché retta, insomma, ecco, Ok. questo è un po'. E anche qui chiaramente c'è, inutile dirlo, c'è sempre Il lo nostro stesso caro attore, Antonio, il nostro caro esatto. Antonio Del Nobile, che si è prestato anche questa volta. E quindi niente, manderei questa seconda scena a questo Noi punto. mandiamo la scena, ci ascoltiamo un pochino di musica e torniamo qua così traiamo un po' le conclusioni nel blocco finale in cui... No? Chiudiamo un po' Certo. la nostra puntata e il nostro consiglio di divisione. Dai, a tra poco. A tra poco. Spiegami l'elicottero, che ci faceva lì? Era per un incidente all'Augavard. Non lo sapevo, non era previsto. Sì, ma ci è mancato poco che mi scoprissero. Lo so, ma ascolta. Devi smetterla subito. Dicono che gli americani controlleranno il territorio dallo spazio e sorveglieranno tutte le linee elettriche mediante un satellite e telecamere termografiche. Quando sarà operativo il satellite? Non saprei, tra una settimana, forse meno. Vedrà attraverso le nuvole? Insomma, adesso è troppo rischioso. Considera la missione conclusa. I cinesi si sono ritirati. Non si sono ritirati, ci sono ancora. Hanno soltanto rimandato. Vabbè, ma è una questione diplomatica, credimi. Ritengono che il paese non sia sicuro. La questione non riguarda solo la Cina o l'Islanda. La posta in gioco è molto più alta. Rio Tinto ha minacciato di sporgere denuncia e chiedere danni per miliardi. Non devi fare azioni di nessun tipo.
Ne parlano tutti i media. La gente sembra completamente impazzita. E tu? Io cosa? Stai prendendo la medicina? Sì. No, ho ridotto la dose a 25 milligrammi, ma lasciamo stare. Stammi a sentire, forse non hai chiara la situazione. Ora hanno dei generatori. La prossima volta, quello che farò sarà abbattere i piloni, procurando danni molto più seri. Dobbiamo portare a termine il nostro piano. Ma in questo momento ci osserva il mondo intero. In questo momento possiamo diffondere il tuo messaggio. Dopodiché dovrai fermarti. Se ti prendono ora, tutto questo verrà messo a tacere. Ok, Ok. ci penserò. Ci penserai, non c'è niente da pensare. Ti dico che conosco questa gente. Sono circondato da questi psicopatici tutti i giorni. So come ragionano. Non sottovalutarli. Connessa ad internet, questa No, stampante. ho controllato. Accidenti. Baldwin, Baldwin, ti ho detto che è sicuro. So quello che faccio. No, non si può mai essere sicuri. Io la stacco. Siamo di nuovo qua, Green Movie, quando il cinema incontra l'ambiente. Cara Manuela, ti propongo una cosa, visto che siamo Sì. sul blocco finale, noi di solito facciamo un po' le conclusioni, no? In questo blocco. Io direi, visto che io so benissimo che tu hai preparato due scene, ti proporrei una cosa diversa dal solito. Magari di sentire adesso, visto che alla fine noi già ne abbiamo già parlato, ci sono molti sbocchi di quello che possono essere, no? Riferimenti all'inquinamento, quindi una presa di posizione, eccetera. Non abbiamo effettivamente grandi riflessioni da fare perché il film parla da sé, la natura idem. E quindi direi: Certo. che ne dici se per una volta ci ascoltiamo magari un pezzettino della scena del monologo? Sì. L'ascoltiamo adesso, poi facciamo ancora due chiacchiere e ci ascoltiamo poi la scena finale a chiusura del blocco. Cosa dici? Mi vieni Va incontro? benissimo, va bene. Allora, introduco il monologo con Sì, due dai, così parole, no? Così lo. almeno. Va bene, allora, in questo monologo Atla si trova nella sala dove tiene questi corsi di canto e quindi ha davanti a sé tutto il coro, insomma, tutti i suoi allievi e anche Baldwin e fa questa confessione, cioè spiega alle persone presenti appunto che inaspettatamente diventerà madre, che proprio perché appunto questa telefonata inaspettata, no? L'aveva annunciato, no? Che questa vecchia richiesta di adozione è stata approvata. E quindi fa presente a tutte le persone del coro che il concerto, proprio per questa ragione, andrà posticipato. Diciamo che questo desiderio di diventare madre, che ormai lei aveva anche abbandonato del tutto, diciamo che si era temporaneamente assopito, riaffiora in maniera molto prepotente. E questo è il Benissimo, monologo. benissimo. Allora, grazie a Manuela che ci ha fatto il monologo. Stavolta te li meriti tu i complimenti. Poi dopo ringraziamo anche Antonio, però stavolta tutto merito tuo. Oh, grazie. Ok, allora ci ascoltiamo il monologo e poi di nuovo torniamo qua. Di nuovo qui, va bene. Vi devo fare una confessione. Tengo dentro di me un segreto che non posso più nascondere. Voi tutti sapete che io da tempo coltivo un sogno che ormai, confesso, non speravo si potesse avverare. Almeno fino a 2 giorni fa. Mi si dice che c'è una bimba nella lontana Ucraina che ha bisogno di una madre. E quella madre, si dà il caso che sia io. Questa è la sua foto. Ha 4 anni. La settimana prossima dovrò andarla a prendere, quindi volevo dirvi che il concerto estivo andrà posticipato.
Bene, devo dire che, insomma, dopo questo monologo siamo ormai nella parte, no, finale del film e come dicevo prima, secondo me grandi ragionamenti non ci sono da fare perché abbiamo già parlato di tutto quello Sì, che vuole essere il messaggio che vuole mandare, che però vuole trovo mandare il interessante, film. esatto. Trovo interessante la parte di cui parlavamo nel fuori onda, che era proprio un'intervista legata al regista. Secondo me sarebbe carino Sì, ho citarlo, ecco. ritrovato, sì, ho trovato sì, delle dichiarazioni rilasciate dal regista Benedict Erlinson, ricordiamolo, e alcune dichiarazioni che ha fatto, insomma. E, tra queste lui diceva, ad esempio, tornando poi al discorso che facevamo inizialmente, a inizio di puntata, che anche lui sostiene che classificare un film in un genere particolare sia un errore. E lui dice, anche perché quando lui pensa ad un film, quando pensa a scrivere un film, non pensa mai ad un genere specifico. E sostiene anche dichiarato che è contento di fare un po' come Dario Fo, come faceva Dario Fo, che univa il dramma alla commedia. Questo è quello che lui ha dichiarato. Poi sai che c'è, secondo me, Silvia, che quando scrivi, secondo me è vero questa cosa, perché non tenti di scrivere la vita, no? Ok? Quindi la vita poi è fatta di dramma, di commedia, cioè io pure sono d'accordo su questo discorso, perché non riesci a catalogare, no? La tua storia, la storia che vuoi raccontare in un genere predefinito. La storia poi la porti avanti e ti rendi conto che c'ha degli aspetti, no? Di comicità, di dramma, di avventura, non so, quindi è normale, ecco questo per dire. Poi un'altra dichiarazione che ha fatto il regista è che sembra che il sabotaggio di Atla in realtà sembra sia stato ispirato da un fatto realmente accaduto in Islanda. Ci fu È proprio un vero. sabotaggio vero, un sabotaggio molto famoso. Anche se poi non c'è stato nessuno che poi è stato, insomma, condannato. Quindi, insomma, è stato ispirato in parte da un fatto reale. Lui ha voluto scegliere, ecco, un'altra cosa che ha tenuto a ribadire, ha voluto scegliere il livello proprio della fiaba, perché questa scelta lo fa sentire libero, libero di esprimersi. E in fondo poi lui sostiene che tutti i film d'azione siano anche un po' delle fiabe. E questo è quello Sì, è un che insomma regista molto sostiene. particolare nei suoi film. Questo qui è il suo secondo film, tra l'altro, se non ricordo male. Sì. E poi, oltretutto, qualcuno gli chiedeva perché proprio la scelta di una donna come protagonista del suo film, e lui ha risposto che, secondo lui, sono sempre state le donne, secondo la sua esperienza, a salvare il mondo. Come E dargli poi torto. è come dargli torto, no? Giustamente, figuriamoci. E poi devo dire, a me piace proprio, per me non poteva che essere una donna, perché mi piace proprio il binomio che c'è tra il desiderio di lei di diventare madre e la lotta che porta avanti per salvaguardare la natura, quindi la madre natura. E quindi, insomma, secondo me, forse la scelta di un personaggio femminile è stata forse anche obbligata da Sì, questo secondo punto me di questa vista. duplicità è stata proprio legata anche a quello, cioè nel voler far passare questo tipo di messaggio, perché. Eh sì, perché così il contrasto è maggiore, no? Il desiderio, da una parte sei spinta, no? Dal desiderio di maternità, e dall'altro dici sì, però ok, però posso continuare a portare avanti questa mia battaglia? E quindi sì, esatto, è Un proprio inno così. di speranza, insomma, per tutte le donne che hanno famiglia, ma che sono anche impegnate nel sociale, perché insomma ce ne sono molti di esempi nella nostra quotidianità, e quindi assolutamente Come lo trovo efficace anche trasporlo in un film. Poi comunque la cinematografia ha sempre, no, questa valenza, deve no? portare un messaggio di pace, chiamiamolo così, se gli vogliamo proprio dare Certo. una definizione. E Certo. quindi, E però. poi
E poi il finale di questo film, che chiaramente non sveliamo, Oh, ovviamente, mai. ma possiamo dire che è un finale imprevisto, pieno di originalità, Esatto. e anche spunti, secondo me, di riflessione, un finale di speranza, un finale aperto. Ecco, sicuramente questo lo possiamo dire, è un finale aperto perché diciamo che poi è lasciato allo spettatore l'interpretazione, no? Di come il film andrà a finire. Esatto. E quindi diciamo, speriamo di aver incuriosito, no? Il nostro pubblico magari alla visione di questo film, che io ripeto, io ho apprezzato molto, mi è piaciuto veramente tanto, è stato fatto bene sotto proprio tutti gli aspetti. Decisamente. Beh, oddio, Vero? per parlare, per tornare alle donne, possiamo dire che Jodie Foster, no? Sono sì, Jodie Foster, Sì, Jodie Foster, sì. aveva dichiarato all'epoca che ne vuole fare un remake, spostando tutto quello che è l'azione del film nell'ovest degli Stati Uniti. Ecco, io sono molto curiosa da Ecco. una parte e poco anche dall'altra, sono un po' combattuta perché non so quanto ci sia di efficacia nel trasportare un cinema che è totalmente nordico, perché insomma è un cinema scandinavo, quindi Certo. europeo, in una trasposizione cinematografica all'americana. Anche perché questo film, che ha la maggior parte delle scene girate negli altipiani rurali dell'Islanda, ha un impatto fotografico molto Pazzesco. particolare. Poi è vero che insomma, negli Stati Uniti ci sono anche dei bellissimi panorami, Sì, per carità, però sicuramente. quell'atmosfera un po' uggiosa, no? Chiamiamola così, È dell'Islanda, vero, è anche i vero. tratti somatici, cioè secondo me questo film funziona perché ci sono un po' queste scene un po' crude, un po' humor, e ci sono questi volti che caratterizzano, no? Tutto quello che è Certo. l'ambiente. Non so quanta efficacia possa avere nel vedere il classico, invece la classica fisionomia dell'attore americano. Cioè, non vorrei che ci fosse poi troppa azione in tutto questo, perché le eroine americane sono, no, un po' gonfiate, passami il termine. Quindi, secondo me, non vorrei che perdesse un po' il gusto. Poi, Poi diciamo che i remake dei film già di per sé, spesso sono già e volentieri, difficili, non eh. funzionano, non funzionano. Esatto. Poi qui cambiando proprio appunto la location che riveste un Cambia ruolo completamente l'ambiente, fondamentale, esatto. cambia proprio il sapore del film. Sì, sono d'accordo, sono Jodie d'accordo. Foster, se ci stai ascoltando, Cioè. noi non ti bocciamo l'idea. Però magari non farne un remake, farne. Ho preso spunto da. Esatto, esattamente. No, E sono sappiamo che ci d'accordo, ascolta tutti i sì. sabati, no? Quindi insomma. Certo, sì. No, forse questo mi ha detto che non poteva, No, ah, però mannaggia, magari. vabbè, ma tanto c'è la No, no. registrazione poi su YouTube. Giusto. Infatti. Quindi sì, va bene, comunque no, Comunque, sono d'accordo con guardatelo te. questo film perché ha un sapore tutto particolare. Ha un sapore scandinavo, questi panorami con un po' di nebbiolina. No, no, sono bellissimi, insomma, Sì, da guardare assolutamente. Allora, cara Emanuela, noi siamo arrivati in conclusione. E quindi io direi ti c'è la lascio alla prossima scena scena, la finale. scena Esatto. finale. Questa volta è un dialogo, non è un monologo, quindi sarò sempre accompagnata da Antonio Del Nobile. E cosa accade in questa scena? In questa scena, e dunque siamo sempre più avanti nel film, Atla è appena salita, diciamo così, sui tetti di alcuni palazzi e ha lanciato dei volantini, no? Dei volantini, proprio un manifesto firmandosi proprio la donna elettrica, proprio per diffondere, no? Proprio questo suo pensiero, diffondere un comunicato che spiega proprio la sua azione di ribellione. Questo suo atto però poi scatenerà tutta una bomba mediatica, eccetera. Sarà anche un po'
malinterpretato. In questo momento lei si rivede nuovamente nella stessa saletta con Baldwin, e Baldwin qui è veramente allarmato, preoccupato, perché dice: ma perché hai voluto usare una vecchia macchina da scrivere? Potrebbero identificarti. Insomma, diciamo che gli fa presente questa cosa. E oltretutto le dice pure che il ministero sta conducendo un'indagine segreta. Quindi, insomma, la situazione diventa un po' più difficile. Complicata, sì. Ok. Complicata. Allora, Manuela, noi ci salutiamo, quindi Sì. grazie della tua compagnia, Grazie come a sempre, te. ovviamente. Noi ci ritroviamo sabato prossimo, sempre Sì. in tua compagnia, perché dobbiamo recuperare, eh? Abbiamo avuto 2 volte Paco, adesso Esatto. voglio 2 volte Va te. Quindi, bene. Sì, l'appuntamento è bene. sabato prossimo, sempre ore 21 qui a Green Movie. Noi chiudiamo con la scena di Manuela e vi aspettiamo sabato prossimo. Sabato prossimo. Arrivederci. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Questo turista chi è? Guarda che non è affatto uno scherzo. C'è un americano che sta indagando e adesso ci si sono messi anche gli israeliani. Stanno analizzando la tua dichiarazione. Perché hai voluto usare una vecchia macchina da scrivere? Possono identificarla. Basta così, non la identificheranno, è sicuro. Almeno potevi farmela leggere prima, come avevamo detto. Non è stato possibile, era una questione di tempismo. Poi ho saputo che la bambina mi era stata assegnata Ma e... ci sono dei punti deboli che a loro non potranno sfuggire. Ad esempio? Ma ad esempio la frase che hai scritto, leggi al di sopra delle leggi umane, è un punto di vista che apre la strada a ogni genere di distorsione e che può portare a opinioni pericolose. Sono certa che la gente capirà. Ho soltanto seminato qualcosa che nessuno potrà più fermare. Ma non vogliono fermarlo, loro vogliono controllarlo, controllare il dibattito che ne seguirà. Non vedo perché si debba discutere. Noi stiamo soltanto parlando di problemi reali. Ah sì, e chi ci dirà quali sono i problemi reali? Hanno avviato un'indagine segreta e anche il ministero è tenuto all'oscuro. E sospettano di te. Non lo so, sospettano di tutti. Non ce la faccio più. Non riesco ad andare avanti così. Se dovessero scoprirmi, scoprirebbero anche te. Tranquillo, Siamo tranquillo. troppo legati. Te lo prometto, finirà. Li fermeremo. Devi andartene via, ti prego.